è arrivato il momento clou della riunione pugilistica allestita dalla box Santa Vittoria. Spazio ai pro in questa parte finale della serata. Una lunga attesa, ve l'avevamo preannunciata, ma siamo certi che sarete ripagati a dovere dallo spettacolo sul ring che ci stanno per regalare Matteo Lecca e Shoaib Zaman. Quello che vedete inquadrato è appunto Matteo Lecca. Gli spettatori di Directa Sport ormai lo conoscono bene, abbiamo raccontato tante, direi quasi tutte le sue apparizioni da pro sul ring. E in pantaloncini bianchi e neri con guantoni bianchi, pantaloncini bianchi con risvolti neri e rossi, guantoni bianco-neri per Shoaib Zaman. Uno sguardo ai ruolini di marcia, gli score di questi due pugili, Shoaib Zaman pugile della box Loreni, lo stesso team di Luca Rigoldi tra gli altri, che come detto ha appena perso il titolo europeo dei Super Gallo contro il britannico Yafai, peraltro con verdetto abbastanza discusso per lui. Fin qui un percorso fatto di 4 vittorie e 10 sconfitte. 4 vittorie di cui una prima del limite, 10 sconfitte, tutte arrivate appunto al limite, 2 pari anche per questo pugile che ha origini pakistane. L'ultimo incontro lo ha combattuto il 24 ottobre scorso al Palasport di Massa, una sconfitta ai punti contro Claudio Grande. È stato nel corso del suo percorso anche avversario di Calogero Galici, probabilmente lo ricorderete, 2 anni fa avversario del pugile turritano Gabriele Cosso in un altro incontro che vi trasmettemmo in diretta su Directa Sport. In quel caso per lui arrivò una sconfitta. Passiamo a Matteo Lecca, abbiamo detto non incontro da pro per lui, pugile cagliaritano guidato all'angolo però dal maestro Manuel Marras del Gymnasium di Sassari, un pugile che ha lasciato intravedere davvero delle doti molto molto interessanti. Non sempre è stato fortunato nel suo percorso trovando la giusta continuità nei combattimenti anche a causa di fattori esterni. Lui stesso ce l'ha raccontato tante volte al nostro microfono. Abbiamo detto per Matteo Lecca 6 vittorie di cui 2 prima del limite, 2 sconfitte, nessun pari per il pugile originario di Cagliari. Torna sul ring a un anno esatto di distanza, l'ultimo match è datato 21 dicembre 2019 contro Georgiev, il bulgaro, altro incontro che si combatté a San Rocco. Eravamo in quel caso nel palazzetto dello sport di Via Giotto, era il primo Memorial Massimiliano Schirru e la vittoria fu limpida, indiscutibile ai punti. Altre vittorie sono arrivate contro Spartak Schengelia, contro Davide Latini, contro Tommaso Melito, tutti incontri che vi abbiamo raccontato su Directa Sport. L'ultima sconfitta è quella con Christopher Mondongo al Foro Italico di Roma il 22 settembre del 2018. L'ultimo ruolino, insomma, parla di un match all'anno per Lecca che vuole in qualche modo intensificare la sua attività sul ring. Speriamo che questo match gli sia d'auspicio per un 2021 in crescendo. Differenza in termini di età da segnalare tra questi due pugili, 24 anni per Lecca che è un classe 1996, trentenne invece Shoaib Zaman, classe 1990, residente a Botticino in Lombardia. Box Team Loreni è andata in archivio. La prima ripresa tra questi due pugili, soddisfatto Manuel Marras all'angolo, lo vedete salire ora sul quadrato. Vi ricordiamo che siamo in diretta grazie al supporto dei partner pubblicitari della box Santa Vittoria, tutti coloro i quali hanno creduto in questa iniziativa, e ovviamente grazie a Steve Sport, punto vendita autorizzato Leone in via Mercalli 2 a Cagliari, il punto di riferimento irrinunciabile per tutti gli appassionati dagli sport di combattimento. Vi invitiamo a visitare, come detto, in via Mercalli a Cagliari. Primi dettami all'angolo di Shoaib Zaman, team Loreni per lui, team importante dunque. Pronto per la seconda ripresa, più navigato, vedremo se saprà far valere l'esperienza.
Shaib Zaman, Matteo Lecca dall'altra parte, inizia la seconda ripresa. Lavoro col jab. Si abbassa Zaman, prova questa combinazione che però non è particolarmente efficace. Il corpo a corpo, l'arbitro è il suo bel da fare. Qui comanda la ripresa nel combattimento. Bella combinazione qui di Lecca, sinistro e destro. Prova a partire con questo gancio destro al corpo, Zaman chiude bene questa bella combinazione, Lecca sinistro al corpo, vuole fiaccare così, evidentemente ha studiato in questa maniera l'incontro con il suo maestro Manuel Marras. Iniziativa qui di Zaman non particolarmente convincente, non ha trovato la giusta misura. Il jab di Lecca due volte per assaggiare la guardia del suo avversario, che parte con questi due colpi diretti abbastanza precisi. Zaman dimostra insomma di sapere il fatto suo. Prova a partire ancora con questi colpi larghi, il gancio destro. Zaman senza trovare anche qui la misura, attenzione qui al destro, l'azione di Lecca ancora con il jab. Molto rapido qui Lecca, l'uso del destro, molto molto veloce, di preziosi a segno qui per il pugile cagliaritano. Il gancio sinistro di Zaman, questo molto ben eseguito dal pugile del team Loreni. Il lavoro costante col jab di Matteo Lecca mentre siamo al tramonto della seconda ripresa. Termina qui il secondo round. Ripresa da assegnare a mio personalissimo giudizio a Matteo Lecca per la maggiore insistenza, per la maggiore costanza con la quale ha cercato l'iniziativa, un paio di colpi interessanti. Ricordiamo che questo incontro è articolato sulla distanza delle 6 riprese. Servono a Lecca, anche a Zaman, anche per, immaginiamo, scrollarsi di dosso un po' di ruggine dopo un anno che è stato difficile anche per i pro in termini di allenamenti, in termini di continuità. Terza ripresa, allora si riparte, Lecca contro Zaman. Parte da lontano con il gancio sinistro, ma non trova la giusta misura Zaman. Lecca è pronto a punire ogni sbilanciamento, a portare a casa i colpi preziosi per costruire pian piano. Spera un verdetto favorevole. Un colpo sotto la cintura fortuito, Zaman chiede scusa. Qualche secondo per recuperare la respirazione, per riprendere appieno le energie, poi Lecca sarà pronto per continuare la sua azione in questa terza ripresa.
Zaman, pugile ostico, pugile tignoso, gli sta dando dei temi nuovi da scoprire nel suo percorso appena iniziato da professionista. Ripetiamo, classe 96, Necca, che qui ha cercato l'azione col montante e poi si è spostato in maniera molto repentina, sfoderando anche delle interessanti doti difensive. Qui l'assalto, l'arma bianca quasi di Zaman con questi ganci al corpo, richiamato però per l'uso della testa, posizione ovviamente pericolosa, troppo avanzata per Zaman. Ricordiamo precedenza che, mentre arriva questa bellissima combinazione di Lecca, che sembra essere in questa terza ripresa ancora padrone del quadrato dal punto di vista dell'atteggiamento, della qualità anche dei colpi portati. Zaman è in possesso di buoni colpi, si è affidato in precedenza ancora al gancio, un gancio destro che deve tenere in debita considerazione Lecca per uscire vittorioso da questo incontro, per evitare delle brutte sorprese. Colpi anche pesanti talvolta per Zaman, che qui usa il jab, prova a pungere il pugile di origini pakistane. Lecca passa dietro, comanda a vuoto e si guadagna l'applauso degli addetti ai lavori presenti qui a San Rocco. Ancora lavora il corpo del pugile cagliaritano qui sul guantone dell'avversario. Il suo jab si sposta, cerca di non offrire un bersaglio facile, poi combinazione a due braccia, scappa via immediatamente dopo aver cercato di pungere l'avversario, che poi si rifà sotto, gancio al corpo, via ancora Lecca dall'angolo con ottima padronanza delle sue doti difensive. Sta convincendo anche in questa terza ripresa Lecca. Terza ripresa buona ancora da parte di Lecca, sottolineata dagli applausi che sentite in sottofondo. Le prime sensazioni sono di pugile portato alla battaglia, Zaman, pugile di carattere, ostico, tignoso. Dall'altra parte c'è invece un pugile con diverse impostazioni di base, pare decisamente più tecnico, come Matteo Lecca. Caratteristiche diverse, ma questo incontro è ancora tutto da scrivere. Se Lecca è parso in vantaggio in tutte le prime tre riprese. E ora ci godiamo assieme la quarta in diretta su Directa Sport. Sinistro di Lecca sui guantoni, la guardia molto chiusa di Zaman, allora si va di ganci al corpo. Questa è la scelta di Lecca. Il sinistro di Zaman è pesante e non è da sottovalutare, lo sta imparando Lecca. Lecca al centro del ring, vedete Zaman che si abbassa anche la guardia, lo invita all'azione, poi è pronto a ripartire.
pugile del team Loreni, va col gancio destro, montante, e poi indietreggia Lecca. Una soluzione che abbiamo visto a più riprese già nel corso del terzo round. Altra sfuriata di Zaman al corpo, ganci larghi, atteggiamento sempre battagliero per il pugile di origini pakistane. Il destro di Zaman, la replica di Lecca, ma qui è stato pericoloso il pugile del team Loreni. Buona la sua azione. Tanta grinta per lui, che si muove tanto sul tronco, cerca di disorientare Lecca. Si abbassa e lega. Contro previsto, lo ricordiamo ancora, sulla distanza delle sei riprese. Siamo nel corso della quarta. Ancora corpo a corpo. Azione telecomandata dall'angolo, dal tecnico della Gymnasium, mentre termina anche la quarta ripresa. Questo incontro che conclude una bella serata di box qui a San Rocco, l'ennesima in questa fase finale del 2020. Vi abbiamo raccontato nella prima parte della nostra serata la vittoria limpida ai punti di Othman Badawi della Toma Box di San Sperato e su Matteo Bellino della King George Cagliari. Poi ancora quella altrettanto direi limpida, insomma, di Teodor Rotaru della Bononia Box di Bologna contro Filippo Nioi della Toma Box di San Sperato. Ancora vittoria per Antonio Crisci della Gymnasium su Alessandro Fiori, per Daniele Masala su Matteo Onni, e ancora per Marco Russo su Federico Tocchi, con intervento medico nel corso della prima ripresa. Una ferita profonda all'arcata sopraccigliare del pugile emiliano, che ha pregiudicato il prosieguo dell'incontro, che ha sorriso dunque a Marco Russo. E ora ci manca da emettere, insomma, il verdetto più atteso, quello riguardo i professionisti qui a San Rocco. Lecca contro Zaman, avversario davvero tignoso, ma questi sono il genere di avversari che possono permettere anche un miglioramento, una crescita, una preparazione vera. Verso traguardi che ci auguriamo siano i più ambiziosi possibili per quanto riguarda Matteo Lecca. Il pugilato sardo ne ha un gran bisogno, pugilato sardo che ha di recente espresso altri professionisti. Intanto chiamata una piccola interruzione, ora si può riprendere a combattere. Due braccia, Lecca sfugge via ancora. Jab, due volte il sinistro di Zaman. Questo è un colpo che abbiamo visto varie volte nel corso del match. Lecca non sempre è riuscito a evitarlo, almeno la terza volta che va a segno in maniera pulita il pugile del team Loreni con questo sinistro, abbassandosi, grande astuzia. Colpi diretti ora per Lecca.
prima Zaman, poi la replica di Lecca. Molto brillante Lecca, inizio match, ora l'incontro pare più equilibrato. Destro in chiusura del pugile sardo, montante due volte. Grande agonismo sul quadrato, ma non manca la correttezza, termina anche questa ripresa. Era la quinta, ovviamente. Al termine dell'incontro restate con noi, l'intervista, proveremo a sentire Matteo Lecca, magari col suo maestro, sentiremo qualche voce dell'organizzazione, magari anche Marco Russo, pugile di casa che ha vinto il suo incontro. Concitazione all'angolo di Zaman, eravamo in silenzio proprio per cercare di carpire qualche parola, visto che siamo non lontani dall'angolo blu. Dunque c'è stato qualche istante di concitazione, sanificazione del quadrato, perché lo impongono ovviamente le regole, la grande squadra della Santa Vittoria, operativa, puntuale anche con i controlli, insomma, non appena anche noi siamo arrivati al palazzetto, insomma, qui in questa palestra a San Rocco, misurazione della temperatura, igienizzazione, distanziamento interpersonale, sempre garantito, nessun curioso presente, soltanto addetti ai lavori, insomma, persone autorizzate, autorità locali, pochissimo altro. Tutti gli altri ci stanno seguendo in diretta su Directa Sport. Noi vi ringraziamo ancora una volta e ci tuffiamo in questa sesta e ultima ripresa. Lecca contro Zaman, ancora Zaman a due braccia dopo il tentativo di gancio al corpo di Lecca, che lega nuovamente. Due volte Lecca, ma sui guantoni di Zaman. Segnato sull'occhio sinistro Zaman, da questa postazione, anche se in maniera abbastanza leggera. Momento della verità, dunque, ultima ripresa, che per valutare la tenuta fisica vedremo se avranno in questo senso un peso, i 6 anni di differenza tra questi due pugili, se Lecca riuscirà a mostrare maggior freschezza, anche se ancora giovane, insomma, pure Zaman solo 30 anni, classe 90. Difficile venire a capo di questo pugile tignoso. Lecca si è affidato tanto alla sua tecnica, alla sua classe, polizia tecnica veramente notevole, mi pare in costante miglioramento da parte di Lecca, che ha tratto in dubbio giovamento dalle cure della Gymnasium Sassari. Ultimi scambi di questo match con i presenti che chiedono un ultimo sforzo a Lecca, entrambi sembrano abbastanza in debito di ossigeno. Il sinistro di Lecca, un gancio un po' sporco però, non è entrato pulito a segno. Un altro richiamo da parte dell'arbitro, vediamo se riesce a chiudere in crescendo Lecca. Sfida Zaman, lo vedete, guardia bassa per entrambi, le finte di Lecca, qui si gira Zaman, abbraccia in maniera ben poco amichevole.
puntuale l'intervento dell'arbitro, subito una sfuriata, Lecca a destra e a sinistra, una velocità incredibile. Zaman a vuoto qui. Abbiamo chiamato il finale in crescendo di Lecca, direi che è arrivato, finisce qui l'incontro. Match pro di buonissimo livello, non sempre possiamo raccontarli. Vediamo se riusciamo ad andare all'angolo di Lecca, all'angolo rosso, per andare a curiosare un pochino in attesa del verdetto. Applauso a entrambi, è stato un incontro vero. E ripetiamo, non sempre capita, insomma, non è una circostanza così scontata negli ultimi tempi nella box professionistica. Un incontro utile a entrambi. Da una parte la pulizia stilistica, la tecnica di Lecca, dall'altra parte l'orgoglio, la grinta, che è il mestiere di Zaman. Siamo in attesa della lettura del verdetto, dopodiché le interviste, dunque restate con noi. Ci proveremo quantomeno. La vittoria è per Matteo Lecca, che esulta quasi in maniera rabbiosa e rende il giusto merito al suo avversario, che si è battuto molto bene, Shaib Zaman, un ragazzo che merita questo applauso perché ha combattuto un buon incontro, un incontro vero, un incontro in cui non si è mai risparmiato.